Sono due gli aspetti sui quali si sofferma la relazione di 94 pagine con la quale il medico oncologo Vincenzo Petrosino ha convinto i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale ad annullare la valutazione di impatto ambientale già rilasciata per il masterplan dell'aeroporto Costa d'Amalfi. Innanzitutto l'allungamento della pista, scrive il medico, è stato fatto passare come piccola cosa, a fronte invece di ben 54 ettari di espropri di terreno che equivalgono a circa 60 campi di calcio. Seconda cosa, tutta la documentazione via i modelli e gli studi hanno tenuto conto di un numero ridotto di traffico aereo. E questa una delle principali motivazioni nella relazione di 94 pagine, che contiene però anche uno studio condotto dallo stesso medico di correlazione tra dosaggio di metalli pesanti e presenza di malattie oncologiche. In particolare lo studio è stato condotto su 20 pazienti, 11 affetti da tumori e 9 volontari sani provenienti da aree critiche da un punto di vista di impatto ambientale nella regione Campania, studio dal quale si evince la presenza di metalli pesanti nei capelli e nel sangue dei malati. Non si dovrebbe mai introdurre in una zona una qualsiasi criticità che porti a emissioni e liberazione nell'ambiente di sostanze responsabili di eventi avversi alla salute, scrive Petrosino nella sua relazione. Nel caso di Pontecagnano, Montecorvino Pugliano e Bellizzi, comuni che subirebbero le dirette conseguenze del traffico aeroportuale, il tentativo finirebbe in un territorio con una forte vocazione agricola. Vogliamo rubare al territorio 54 ettari di terreno e contribuire all'inquinamento di quello invece che potrebbe rappresentare un polmone per l'intera regione Campania? Domanda l'oncologo, le cui riflessioni sono state determinanti a convincere i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale ad annullare la valutazione di impatto ambientale. Ora si resta in attesa della decisione della GESAC, che in una nota ufficiale avrebbe già annunciato di essere pronta a presentare ricorso.